la ex Meritor alle spalle, area e fabbrica dismessa, sulla statale Como Bergamo ad Albese, e il sindaco Alberto Gaffuri. Cerchiamo di fare un po' chiarezza. Allora, sindaco, sorgerà qui una maxi discoteca oppure no? Com'è la situazione? No. Detto che non esiste una preclusione dell'amministrazione comunale nei confronti delle sale da ballo, non esiste oggi alcun tipo di progetto inerente alla realizzazione di una discoteca, tantomeno alcun tipo di autorizzazione a realizzarla. Per cui oggi mi sento di dire serenamente che non c'è nulla in tema. È solo un'idea, diciamo così, un progetto. Un imprenditore, esatto, che legittimamente, se acquisterà o se ha acquistato quest'area, può proporre all'amministrazione. Chiaro è che l'amministrazione, prima di rilasciare questo tipo di autorizzazione, fa tutte le valutazioni del caso, inerenti ovviamente alla viabilità, visto che qui c'è la Como Bergamo, inerenti ai parcheggi, inerenti alle ricadute rispetto agli edifici che ci sono attorno. Fatte queste valutazioni, portate due volte in Consiglio Comunale, fatte una variante urbanistica ad hoc, se il Consiglio Comunale riterrà, quando mai, quando anche fosse depositato un progetto, a quel punto si valuterà e si prenderà le decisioni conseguenti. A oggi non c'è niente. A oggi quindi siamo assolutamente fermi a un'idea. Ecco, il parcheggio, sindaco, è una delle condizioni che ponete per ovviamente ricevere il possibile tanto afflusso di persone. Qui vai, l'aria ci sarebbe pure, no? Diciamo che questo è un ex insediamento produttivo. Esatto. Fu fatto un piano attuativo che ne prevedeva una riconversione commerciale. A questo era stata chiesta una dotazione necessaria di posteggi in rapporto alla superficie commerciale. È evidente che, cambiando la destinazione, nell'ipotesi che diventasse una discoteca, i numeri aumentano. Si è parlato di addirittura 10.000 ragazzi a ballare in questo immobile. È evidente che 10.000 ragazzi significa minimo 2.000 posteggi. È altresì evidente che credo che forse queste dimensioni ipotizzate siano molto lontane dalla realtà, ed è per questo che dico: prima il progetto, poi i numeri. Le valutazioni vengono dopo questi due passaggi. In assenza di progetti e di numeri è chiaro che stiamo parlando di un'idea, giusto o sbagliata non sta a me giudicare in questo momento, ma comunque è un'idea, e quindi come tale la ridurrei a un desiderato, a un sogno. Nessuna preclusione però, sindaco? Non ci sono preclusioni, perché è evidente che un'area dismessa va recuperata. Certo è che per eliminare un problema di sicuro non andremo a creare un successivo più grosso di quello che siamo andati ad eliminare. Per cui, se qualcosa sarà, dovrà essere fatta in pieno accordo e soprattutto valutando attentamente le ricadute successive, per evitare che, fatto qualsiasi tipo di destinazione nuova, i problemi aumentino invece che diminuire.